Ecco, procederemo adesso anche a una dimostrazione dell'efficacia della radiofrequenza su un caso non particolarmente complicato, non particolarmente segnato e comunque con un approfondimento delle pliche naso-labiali, un leggero segno di collare a livello del collo e una necessità di un piccolo ringiovanimento e una tonificazione generale della cute del viso. Allora, come prima cosa va applicato un gel conduttore che è lo stesso gel che viene usato dagli ecografisti per operare nel loro campo. Questo gel viene disteso uniformemente sulla superficie da trattare. Ecco, non abbiate paura di esagerare con la quantità, ma alla fine procediamo all'accensione della macchina. Noi useremo qui dei parametri già impostati e in questo caso sceglieremo nel campo delle applicazioni per il viso l'applicazione che va sotto il nome di rughe viso. Diamo l'ok. Il trattamento che noi adesso faremo su metà viso durerà 12 minuti. Non ve li faremo vedere tutti perché non cambia moltissimo nel corso dell'esecuzione. Il manipolo è dotato di una luce guida data da un LED rosso che ci indica esattamente il punto di applicazione della corrente che viene erogata dal manipolo. Ecco, è bene interrogare ogni tanto la paziente o il paziente sulla sensazione che sta ricevendo dal trattamento. Cioè, signora, lei sente molto calore? Un po', ma molto. La sensazione è piacevole, spiacevole? Si definisca un po' la sua sensazione attuale. Piacevole. La signora dice che è piacevole. Ecco, di solito il trattamento viene diviso in due metà che corrispondono alle metà rispettivamente destra e sinistra del viso e del collo. I movimenti devono essere sufficientemente rapidi da non permettere il riscaldamento eccessivo della parte. In ogni caso sarà la paziente o il paziente stesso ad avvertirvi se per caso la sensazione di calore diventa eccessiva. Ecco, l'accortezza deve essere sempre quella di operare su parti abbondantemente umettate dal gel, questo per non creare una secchezza della cute e il suo riscaldamento eccessivo. Ecco, dove i solchi sono più profondi, come nei solchi nasolabiali, insistiamo qualche secondo in più, facciamo dei movimenti di tipo rotatorio che combinano anche un'azione meccanica delle due sfere del manipolo che contribuiscono con un'azione di massaggio. Ecco, adesso io sto trattando la parte destra del viso che al termine dei minuti stabiliti del trattamento andremo a confrontare con la parte sinistra, questo per avere un'idea dell'efficacia immediata del trattamento. Poi ovviamente non è che lasceremo la signora con metà viso trattato e metà da trattare, termineremo il trattamento in modo che i risultati siano simmetrici. Ecco, nella zona degli zigomi facciamo dei movimenti circolari e questa azione di massaggio e si vedrà al termine del trattamento un visibile sollevamento della zona cutanea degli zigomi, che è uno dei punti in cui il ringiovanimento trova la sua più efficace espressione. Per evitare che il gel vada a appiccicarsi sui capelli, ma in questo caso
ciò non è stato fatto. Sente caldo? Un poco, non molto. Rimane piacevole la sensazione? Sì. Oh, ecco. Ecco, la differenza rispetto all'inizio del trattamento è già immediatamente apprezzabile: una riduzione della profondità del solco naso-genieno, una diminuzione di profondità dei solchi mentonieri qui e una tonificazione della cute nella zona degli zigomi. L'unica conseguenza del trattamento è questo lievissimo arrossamento che non ha nessun significato patologico, scompare nel giro di qualche ora e la persona che si è sottoposta al trattamento può immediatamente riprendere qualsiasi tipo di attività senza nessun tipo di controindicazione. Ecco, l'unica cosa che si può consigliare in aggiunta al termine del trattamento è una crema a base di acido ialuronico che, sfruttando anche l'apertura dei pori creata dal trattamento radiofrequenza, può penetrare più in profondità e quindi mantenere i risultati del trattamento per un tempo superiore e con un risultato ottimale. Lei è soddisfatta, signora, intanto del tipo di trattamento? Prendiamo uno specchio e facciamo anche apprezzare alla signora il risultato che abbiamo ottenuto su metà viso. Ecco, le precauzioni che mi sento di consigliare praticamente si riducono ad una sola: evitare un'esposizione troppo intensa al sole per alcuni giorni. Ricordo che la durata ottimale del trattamento per ottenere risultati stabili è quella di 8-10 trattamenti a distanza di una settimana l'uno dall'altro. Per mantenere i risultati che si vedono incrementare via via di trattamento in trattamento, per mantenere questi risultati è sufficiente una applicazione di radiofrequenza al mese per il tempo che la persona, che sia uomo, che sia donna, deciderà per il suo futuro. Ad ogni modo, come penso di aver già accennato in precedenza, anche il trattamento singolo, nel caso di un'occasione importante o di una cena o qualcosa che richieda una migliore presenza fisica, può essere fatto anche come trattamento singolo al mattino o al primo pomeriggio e i risultati permangono fino a 24-48 ore dopo. La signora non è la prima volta che si sottopone a questo trattamento, lo fa molto volentieri e se possiamo anche avere una sua opinione, visto che torna a trovarci con estrema frequenza, possiamo chiederle se è soddisfatta o meno di questo trattamento. Ci basta un sì. Sono molto soddisfatta. Anche molto contenta.